Buona settimana dal TG di 55 Sport che saluta un amico della nostra testata giornalistica. Giulio Ebagua, l'attaccante del Varese, è tornato titolare con la maglia biancorossa e ha segnato il gol del momentaneo 2-0 della squadra di Ezio Rossi, impegnata nella trasferta contro il Pont Donat. La partita è finita poi 2-2, è un peccato, ma almeno possiamo festeggiare il nuovo gol in biancorosso di Giulio Ebagua, che, lo ricordiamo, è il miglior marcatore della storia del Varese. Finora aveva segnato 46 gol, 41 nei tre campionati disputati in biancorosso, 2 nei play-off per la promozione in Serie B contro il Benevento, 1 in Coppa Italia Maggiore contro il Pontisola e 2 gol nella Coppa Italia di C contro il Pergo Crema e contro il Rimini. Con la rete segnata in casa del Pont Donat, Ebagua sale a 47 gol con la maglia del Varese. Sottolineiamo una analogia con l'ultimo gol che aveva siglato Giulio 8 anni fa col Varese nella trasferta di Grosseto del 4 maggio 2013. Ecco, stiamo vedendo il gol, anche quello era arrivato in trasferta, anche quello era stato il gol del momentaneo 2-0 del Varese, poi ripreso dal Grosseto sulla 2-2, e anche quello era stato segnato allo scadere del primo tempo. Bravo Giulio e in bocca al lupo, ma trasferiamoci ora a Busto Arsizio, dove la Pro Patria purtroppo ha perso 2-0 contro la Pergolettese, interrompendo la striscia positiva che durava da 11 giornate. Sentiamo com'è andata da Andrea Macchi e Alessandro Bianchi della trasmissione Bianco-Blu e poi ascolteremo l'allenatore della Pro Patria Ivan Javorcic e il difensore Manuel Lombardoni. Pro Patria Pergolettese 0-2, sconfitta meritata per la Pro Patria che è arrivata un po' scarica, un po' stanca a questo appuntamento. Pergolettese subito in palla ha fatto intravedere cose molto buone come del resto all'andata, quando invece uscì sconfitta. Diciamo che la Pergolettese si riprende i punti che immeritatamente aveva perso all'andata. Per la Pro Patria un risveglio forse salutare in vista del big match col Como. Un gol per tempo subito dalla Pro Patria che perde 0-2 in casa con la Pergolettese. Nel secondo tempo i Tigrotti ci hanno provato con l'ingresso dei neoentrati Bertoni, Brignoli e Lattelat. Purtroppo sul momento diciamo X della partita, un grande ingresso da parte di Scardina, punta della Pergolettese, ha chiuso la partita con uno 0-2 che comunque la Pergolettese ha meritato in tutto l'arco della gara. Prima o poi doveva capitare, diciamo che quella una di quelle giornate dove ti va un po' tutto storto, quindi anche a livello di episodi positivi, negativi, tu che non riesci a essere quello che magari sei abituato a essere. Nella sostanza abbiamo perso tanti duelli che ci ha un po' tolto tante opportunità anche di poter lavorare in attacco e anche a concedere qualcosa all'avversario, anche se alla fine i due gol sono arrivati su due episodi, due tiri, però lo accettiamo, ci sta, chiudiamo questa settimana e andiamo avanti. Questa è una sconfitta che arriva dopo quasi 2 mesi senza perdere, lo devi accettare questo momento senza, secondo me, trarne dei grandi insegnamenti, un po' diversa rispetto alle classiche solite sconfitte. Bisogna sempre imparare, questo sì, però secondo me è una partita che va un po' gestita da sé, che arriva dopo una settimana pesante, sapevamo che poteva essere delicata, dopo negli episodi in campo ti portano a essere ancora più complicata, ci abbiamo provato, ragazzi comunque hanno dato tutto, è semplicemente andato tutto un po' storto, ci sta, l'archiviamo e ci prepariamo per la settimana. Sicuramente siamo rammaricati per la sconfitta, perché avevamo approcciato bene questa partita, avevamo preso in mano la situazione. Poi alla loro prima vera azione abbiamo subito gol, sapevamo che avevano queste qualità nella ripartenza, ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo preso gol, abbiamo un po' subito il colpo, abbiamo tentato di reagire anche nel secondo tempo, poi abbiamo avuto le occasioni per cercare di pareggiarla, poi anche in questo caso è arrivato il loro secondo gol. Nonostante questo abbiamo provato in tutti i modi a cercare di almeno diminuire lo svantaggio, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Noi cerchiamo di trarre il massimo da ogni partita, oggi non ci siamo riusciti
e ovviamente ci dispiace, ma purtroppo è andata così, dobbiamo accettarlo e cercare di capire dove abbiamo sbagliato per poter migliorare e trarne beneficio già a partire dalla prossima settimana. Come ogni lunedì non manca il consueto punto sulla pallavolo femminile firmato da Mattia Andriolo. Ciao Filippo, buon lunedì e buona settimana anche da parte mia. Apriamo parlando della futura Volley Giovani che non è riuscita nell'impresa di entrare nella pool promozione. È arrivata una sconfitta per 3-2 contro Pinerolo che condanna le ragazze di Lucchini alla pool salvezza. Servivano 3 punti, quindi serviva a vincere 3-0, 3-1 per agguantare a pari punti Sassuolo. Così non è stato, ma poco male, perché insomma le cocche sono comunque ben posizionate. Sappiamo che chi vince la pool salvezza va ugualmente e direttamente ai playoff. Strada ancora lunga, quindi ci sarà da soffrire un po' di più, ma le possibilità sono ancora tutte aperte. Schiaccia Sassi e continua ad esserlo la Wiba Volley. Ieri sera la Iwork Arena è arrivato un altro successo, il 13° di questo 2021, ha battuto l'ostacolo della San Bernardo Cuneo che ha retto solamente il primo set facendo finire sotto le farfalle, poi la risposta l'ennesima da grande squadra che porta le ragazze di Musso sempre più vicino al quinto e al quarto posto. Tutto sarà ancora da scrivere, ancora diverse partite in questo girone di ritorno per trovare il miglior piazzamento verso i playoff. Una strada sempre più in crescita per Gennaria e compagne, e insomma staremo a vedere, perché davvero una stagione cominciata sotto i peggiori auspici a seguito di tanti casi di positività e tanti punti lasciati per strada che poi si sono trasformati ora in una vera galoppata verso un sogno che chissà può chiamarsi scudetto. Per oggi è tutto, grazie e seguite sempre i programmi del palinsesto sportivo 55 Sport. Arrivederci.